Ragazzi, oggi proviamo per voi la Gran Fondo del Provaterra. Qui siamo a 4 km di salita, a questo cartello e a quest'area picnic. Adesso qui leggermente schiana per andare a fare un'altra bella sgrampata. Arriveremo su a Monteguardia. Monteguardia più o meno sono intorno ai 7 km, 7 km e mezzo. Comunque qui ragazzi sono 4 km di salita su asfalto. Qua. Allora ragazzi, abbiamo lasciato l'asfalto, erano circa 6 km arrivare dalla partenza a finire l'asfalto. Finito quello ci siamo recati su a Monteguardia, diciamo che c'è una rampa di 500 metri arrivare sopra al cucuzzolo più alto. Poi una, non è tanto tecnica, comunque la discesa vi porta fino a passare la strada provinciale di Prai, quindi lasciate la strada provinciale perché dobbiamo soltanto attraversarla, andiamo su verso la prima parte, arrampica bene, poi si stende un po' forse leggermente nel finale, però considerate che sono circa 1,5 km di salita abbastanza impegnativa, che vi porta a New York. New York è la parte più alta del percorso, siamo intorno ai 740 metri. E di qua proseguiamo, andiamo sotto sostegno ma ci do discesa. Ragazzi, qui abbiamo affrontato la prima discesa, siamo lì circa sui 13 km. La prima discesa non è impegnativa, molto bella da fare, è larga. E questo è il nostro paesaggio che potete ad ammirare girando sulle nostre colline. Adesso facciamo l'ultimo pezzo di discesa, ci saranno ancora 500-600 metri e poi entriamo dentro nella parte di sostegno. Ci vediamo dopo ragazzi, ciao ciao. Ah, ragazzi, un altro piccolo single track veloce e torniamo alla frazione di Santa Maria a Curino. Ragazzi, andiamo a affrontare la PS4, c'è il tratto dei salti, fatta al contrario. Eccoci qua siamo in cima alla salita della PS4, che abbiamo fatto al contrario, siamo più o meno al chilometro 32, sui 30 km, 32 da qua.
salite importanti non ce n'è più. Adesso andremo a fare la discesa stupenda, come la chiamano su Strava, è la discesa nel bosco, per poi risalire su Groppallo, che è una delle ultime salite non importanti, e poi concluderemo facendo l'M41, si arriva al lago della diga di Masserano, per poi rientrare in quel di Curino, con un paio ancora di single track in piano divertenti. Via, piccolo pezzettino d'asfalto e andiamo. Ultimo single track, veloce, pianeggiante, sottobosco, che arriviamo dietro all'arrivo. Su costeggio tutto sottobosco lì. Riesce da qua, ragazzi. Gara sui 42 km, un dislivello di 1350 più. Circa. Più o meno siamo lì. Allora, fino a metà gara abbiamo qualche salita importante, qualche discesa bella. Bella. Soprattutto abbiamo un'ottima partenza, perché abbiamo un bel pezzo su asfalto che poi andrà a finire in salita, perciò non si creeranno ostacoli come anni scorsi, e anche quando si entrerà nel bosco la strada è una strada bianca e va dentro per un chilometro prima di cominciare a salire decisa, che comunque è sempre una strada larga bianca. Poi andiamo, scenderemo giù dal Monte Guardia e saliremo su subito dall'altra parte, sempre un'altra salita impegnativa, però su una strada bianca. Andremo su a toccare la cima di Nuova York, il punto più alto della gara, dove scenderemo poi giù e andremo a imboccare l'anfiteatro con quel bel panorama spettacolo. Dove avete visto il presidente che vi ha fatto una chiacchierata veloce, e da lì un discesone molto bello, divertente, tecnico occhio alla fine, che comunque è impegnativo anche per la stanchezza, perché è abbastanza lunga come discesa e veloce. Da lì in poi saranno poi tutti salitelline, strappi veloci, tutti mangi e bevi, quindi da lì in poi salite impegnative non ce n'è, e dure non ce n'è più. Inizierà il divertimento strappi. Praticamente da lì in poi inizierà la sia parte sia salita che in discesa, anche in discesa, come sì. Avete visto nei filmati che precedenti, ci saranno bei pezzi a divertirsi, ma molto, ragazzi. Molto, quindi alla fine tenetevi un 5% di forza per il finale, come avete visto questo mangia bene veloce gli ultimi 2 chilometri, e poi dopo vi aspettiamo per divertirci tutti assieme e fare una bella giornata, ragazzi. Riva Rosse.